da domani di nuovo temperature bollenti in Abruzzo, ma per saperne di più ci colleghiamo in diretta con il tecnico meteorologo Giovanni De Palma. Buon pomeriggio Giovanni, quali ultime news, quali ultime novità ci puoi dare? Buongiorno Gigliola, sì, grazie per la linea, un saluto a tutti i telespettatori. Torna il gran caldo sulla nostra penisola e soprattutto anche sulla nostra regione a causa dell'espansione di una vasta area di alta pressione di matrice africana che tornerà ad espandersi proprio sulle nostre regioni centro-meridionali a partire dalla giornata di domani, domenica, e per gran parte della prossima settimana, portando le temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Ci arrivo tra un attimo, andiamo subito a vedere le immagini dal satellite per capire quello che sta accadendo. Vedete, tempo stabile sulle regioni centro-meridionali con l'anticiclone africano che inizierà ad avanzare verso le nostre regioni centro-meridionali. Le correnti atlantiche fresche ed instabili raggiungono invece le regioni dell'Europa centro-occidentale, ma non interesseranno la nostra penisola. Andiamo a vedere questa bellissima immagine dal satellite ad alta risoluzione che ci mostra un quadro di tempo stabile al centro-sud, ma l'anticiclone africano pian piano avanzerà e si espanderà verso le nostre regioni centro-meridionali, portando anche la sabbia in sospensione in quota a partire dalla giornata di domenica. Questo è il quadro previsto. Nel corso della giornata di domani cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con sabbia in sospensione in intensificazione, ma anche temperature in generale aumento, valori molto elevati nelle principali valli della nostra regione, temperature meno elevate lungo la fascia costiera, ma con tassi di umidità in graduale aumento. Quindi caldo afoso lungo le aree costiere, caldo torrido sulle zone collinari interne e soprattutto nelle principali valli della nostra regione. A proposito di temperature, vi voglio mostrare questa mappa relativa alle anomalie previste nel corso della prossima settimana, valori al di sopra delle medie stagionali di 7-8 gradi sulla nostra regione, fino a 12-13 gradi sulle restanti regioni centro-meridionali, e la persistenza dell'alta pressione purtroppo implica anche una persistenza della siccità che si riassume in questa mappa del CNR. Vedete questa mappa relativa al periodo maggio-luglio del 2021, la siccità estrema che ha interessato soprattutto il settore adriatico, dove non piove in maniera decisa almeno dal mese di aprile. Questa situazione, la persistenza dell'alta pressione, porterà ancora a prolungare la siccità sulla nostra regione. Per questo aggiornamento meteo è tutto, restituisco la linea allo studio.